buona domenica. È un nuovo giorno, è l'alba, sorge il sole, l'ultima stella, dietro al cielo va a dormire, sboccia una rosa, lontano una campana suona, è il primo giorno per una vita nuova. Buona giornata a te piccolo, appena svegliato della scuola, già preoccupato. Buona giornata, buona giornata a te mamma, sempre di fretta, il rossetto, jeans e maglietta, bella anche spettinata. Buona giornata a te che ti guardi allo specchio, ma sorridi se lui ti fa vecchio. Buona giornata a chi soffre dentro una stanza, col coraggio di tanta speranza, con il cuore voglio augurare buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Ma sorridi se lui ti fa vecchio. Buona giornata a chi soffre dentro una stanza, col coraggio di tanta speranza, con il cuore voglio augurare buona giornata. A chi soffre dentro una stanza, col coraggio di tanta speranza, con il cuore voglio augurare buona giornata. Chi batti cuori nel presente mio, di bianco rosso vestirò. Sarò un angelo per te, sarò un angelo, quella donna che puoi stringere sul cuore, sul cuore. Ma se occorre, come il sole, i tuoi sensi accenderò, e piano piano poi li spegnerò.
ascolta e non mi ama. Lupo solitario, dove sei? Tu che porti a spasso dentro un sacco i sogni miei, ridammeli se vuoi. È una notte falsa, troppe stelle che non sanno. Lupo solitario, cosa fai? Tu che parli spesso dentro il cuore con chi sei, riparlami se vuoi e ascoltami se vuoi. Sento qualche cosa che mi brucia dentro, che mi butta via e che non sai che tu, che solo tu mi fai sentire inutile la vita. Sento tutti insieme i brividi del mondo, quella rabbia che mi fa star male. So che ho per me soltanto l'animale che c'è in me. Eccoci qua al nostro appuntamento di domenica, carissime amiche ed amici di Viva la Musica. Allora, spero stiate bene. Penultima domenica, controllo il calendario perché qui vediamo un po'. Sì, penultima domenica di settembre, caro zio, poi abbiamo ancora il 27, ce lo ricorderà anche il paginone, certo, del Gambaro. Buona domenica, sì, caro zio. Prendiamo i soldi. Domenica 27, buona, prendiamo i soldi, mi sa di no. Buona domenica. Non so se l'ufficio pagamenti è aperto, ma ho paura di no. Mi sa no. Va bene, comunque 20 settembre, prima settimana di scuola, spero con un bilancio positivo, insomma, guardiamo più le luci che le ombre, insomma, perché le ombre, caro zio. Le luci che lo spero. Le luci erano spente, ma adesso le abbiamo accese. Buongiorno, domenica nessun detto qua. Niente. Nessun santo. Niente, qua si va a risparmio. Addirittura neanche i santi ci sono. Legno di pino non fa schegge di quercia. Ah, c'è il detto. È detto, però non è santo. Non ha il santo, forse no, la stampante. Santo Rosso. Ah, no, la stampante forse non si legge sul rosso. Economico nostro. Io ho Santa Candida oggi, Sant'Eustachio e Santi Martiri coreani, scrivono. Ecco, Sant'Eustachio è il protettore delle guardie forestali e quindi cacciatori e casi difficili, così mi scrive il nostro almanacco. Salutiamo Capitan Mattia che è con noi. Buona domenica, caro capitano. Buona domenica. Com'è? Grazie. Ecco, mille. Ricordiamo, noi, caro zio, ci prendiamo delle cose che non ci competono, ma ricordiamo che andare a votare è un dovere, ma anche un diritto. È un piacere, non lo vedo. È un piacere, perché ricordiamoci che nei paesi dove non si può votare è chiaro che la vita non è proprio così simpatica e rosea, quindi la democrazia ha mille, come posso dire, cose sbagliate, forse incomprensibili, ma rimane comunque la cosa migliore. Ecco, le dittature io le lascerei stare, visto che ne abbiamo già passate in anni, insomma, nel secolo scorso. Perciò anche, insomma, ecco, vinciamo la pigrizia, andate, esprimete quello che volete, disappunto, preferenze, quello che volete, ma insomma è un diritto. Adesso noi stiamo scherzando, ma è un diritto importante. Allora, caro zio, direi di vedere qualche personaggio famoso, poi avremo anche delle foto, oggi festeggeremo, quindi sarà molto carino, avremo due compleanni, un anniversario di matrimonio, tra poco lo facciamo vedere, però iniziamo con i personaggi famosi di oggi. Allora, lei, personaggio controverso, papà sicuramente particolare, stiamo parlando di Asia Argento, che vi mostriamo con il capello biondo e quindi che addolcisce forse anche un po' il suo modo, il suo atteggiamento. Compie 44 anni, quindi auguri anche a Asia Argento. Poi, insomma, devo dire che ha trovato la fortuna nel nostro paese, caro zio, una bella donna, poi insomma ha trovato terreno fertile. Belen Rodriguez, che compie 36 anni, ecco, quindi auguri
a Belen Rodriguez, quindi oggi molto gossip. La sua farfallina. Ecco, e poi... sua farfallina. Ah, la farfallina famosa di Sanremo, insomma, vabbè. Ecco, lei... Io ricordo quella braia. Lei si ricorda questo, la memoria storica. Allora, sì, in effetti non è che si può ricordare che per grandi film o altre cose, insomma. Però, insomma, devo dire, una ragazza, insomma, che ha saputo districarsi nel mondo dello spettacolo. Allora, ho cercato tutte le ultime foto, non ce n'è una che non ha con il cappello di questo colore, quindi facciamo gli auguri comunque a una grandissima artista, molto trasgressiva, devo dire, fuori corrente, ma comunque... Che non è sicuramente una signora, non perché noi vogliamo offendere, ma perché è lei che lo ha dichiarato ed è uno dei suoi più grandi successi. Loredana Bertè. Non sono una signora. 69 anni, eccola qua, insomma. Tra l'altro che ha saputo rigenerarsi, conquistare anche i giovani, perché, ecco, questa è la cosa incredibile, che nell'ultimo anno, l'anno scorso, ha fatto un disco che si veniva suonato anche in discoteca, quindi insomma una Loredana Bertè veramente eclettica, ma straordinaria. E adesso, caro zio, chiudiamo con intanto un'attrice preferita della mia mamma e credo anche di tante nostre amiche che sono a casa, anche di tanti amici, e attrice tra l'altro che rappresenta l'Italia nella bellezza e veramente nell'arte del cinema. E noi per lei abbiamo due clip, perché con Marcello Mastroianni stiamo parlando di Sofia Loren, che compie gli anni 86 anni oggi, se non sbaglio, e la vediamo qui, ecco, in tutta la sua bellezza quando era giovane, ancora oggi bellissima donna. E noi vediamo, tra le mille cose che lei ha fatto, c'è questo film con Marcello Mastroianni, che lei ha fatto, caro zio, tanti film, ma questo famoso, ce n'era uno con lo striptease che è passato alla storia, dove lei, ecco, lui era, come posso dire, addirittura faceva il lupo, adesso lo sentiremo a mano che lei si spoglia, poi a un certo punto lei dice, no, ci ho ripensato, ed è andato via. Ma questa è stata la prima fase, vediamola un attimo, prego. Vediamo il lupo. Je me souviens tout d'un coup. On peut pas. Je suis navrée, pardonne-moi, mais j'y peux rien, c'est pas possible. Mais comment, pardonne-moi? Era la versione francese dove lei diceva no, no, ci ho ripensato, stiamo sbagliando, caro zio. È lui che aveva fatto il lupo per già pregustando una notte, un momento d'amore. Ecco, poi Sofia Loren e Marcello Mastroianni hanno fatto il remake di questo film molti anni dopo, ambedue anziani, e quindi si ripropone la situazione. A questa volta lei non vuole però fermarsi. Vediamo come va a finire. Cambiano i tempi, caro zio, hai capito? Prima, molti anni prima, lupo, e poi... E poi è diventato Mannaro. E poi invece nel remake lui, insomma, lei va, ma lui prende sonno, vabbè, non era destino. Vabbè. Auguri a Sofia, per il suo tempo. Auguri a Sofia Loren, naturalmente, insomma, devo dire, straordinaria. Meravigliosa testimone del cinema italiano in tutto il mondo, insomma, sapete, riconosciuta a livello veramente mondiale. Va bene, allora adesso un po' di canzoni a tenerci compagnia, caro zio, e poi ci ritroviamo tra poco. Prego. Andiamo. A proposito, sì, dopo il prossimo tour faremo già vedere i festeggiati di oggi, che troveremo un po' durante la trasmissione. Prego. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna o forse no, e sveglia, mi guarda,
non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancora di là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero voleva, o quasi paura che un cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No, no, cosa sono adesso non lo so. Cerca di se stesso. No, no, cosa sono adesso non lo so. Sono solo il suono del mio passo. E intanto il sole tra la nebbia filtra già il giorno come sempre. Caro zio, domenica è sempre domenica. Sì, fino a sera. Fino a sera. Allora, dopo la nostra apertura, direi di vedere i festeggiati di oggi. Ecco, che poi li vediamo più volte, adesso, a metà, verso mezzogiorno e poi prima della fine, anche stasera, dalle 19.40 alle 20 nel nostro break a cena con Viva la Musica. Allora, intanto un bel anniversario di matrimonio, 45 anni di Giovanni e Miranda di Quero. Auguroni ai figli Tristano e Gloria, dai nipoti Michael, Terence e Noemi. Ieri, caro zio, tanti auguroni, e oggi, eccoli qua. Devo dire, con la torta a piani, se non ricorda, caro zio, la torta a piani con tutte le coppie sotto, sì. Eccola qua, e sopra là c'erano gli spogli. Supervisione sopra. Ecco. E quindi cosa voleva dire? Che piano piano ci siamo arrivati, salendo, siamo arrivati a questo bel momento. Poi festeggiamo questa nostra amica che compie gli anni, e gli auguri arrivano dal marito Bruno, dai figli Andrea, Giorgio e Cristina e da tutti i nipoti. Marco il Grande sarà protagonista della nostra trasmissione. Ci sarà. Auguri. Adesso per Ilaria, naturalmente, di Adria, gli auguri arrivano dal fidanzato Paolo, dalla sorella Giulia, dalla mamma, dal papà e dai suoceri. Auguroni, cara Ilaria. E chiudiamo con una bella foto e un altro compleanno, caro zio, il papà Antonio, che qui vediamo, eccolo qua, che compie gli anni, circondato dalla sua famiglia, 85 anni, auguri dai figli Monica, Manuela, Manuele, Marco e Massimo. Cioè, praticamente, caro zio, ha messo tutti i nomi con la M, hai capito? Sì. Monica, Manuela, Manuele, Marco e Massimo. Papà, ti vogliamo bene. Ecco qua, e poi c'è anche la moglie, naturalmente, non c'è scritto il nome, ma auguroni con piacere.
Allora, più tardi rivedremo le foto, anche prima della fine, anche stasera, ma adesso la musica continua. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e fa e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di fare amore in un mondo che prigioniero era, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, è limpida l'immagine, ormai. Giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di fare amore e riscopro te. Dolce compagno che ora sai dove andare, sai che ovunque andrai, al fianco tu mi avrai, se tu lo vuoi. Pietre un giorno case ricoperte dalle rose selvatiche rivivono, ci chiamano. Boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, si abbracciano. E riscopro te, e riscopro te, in un mondo che... Rimettiamoci i vestiti che
c'è un abisso tra di noi. Tu, permaloso e fragile, assorto nei pensieri tuoi, riprenditi la notte, i sogni che abbiamo vissuto spesso insieme. Archivia tutti quei progetti che abbiamo fatto tra noi due. E lasciami da sola, devo pensare a che sarà, in una parola, fine della complicità. Dolce come il miele, era quello che avevamo, sale che fa male, tutto quello che è rimasto, e ora è niente da salvare, mai più niente. Combattere, la partita è chiusa già, la colpa è del carattere, compromessi non ne fa. Riprenditi la notte, i sogni che abbiamo vissuto spesso insieme. Archivia tutti quei progetti che abbiamo fatto tra noi due, ma lasciami da sola un attimo, un'eternità, in una parola, fine della complicità. Bene, è la nostra domenica, conviva la musica continua, ancora un abbraccio naturalmente, un saluto ai vostri ragazzi, non so se è difficile che siano a casa, però insomma noi li salutiamo e gli auguriamo che sia stata una settimana tra l'altro abbastanza tranquilla, questa è la prima settimana di scuola, credo anche non tanto impegnativa, visto che le scuole stanno un po' prendendo così le misure su questa situazione che è sicuramente non semplice, lo ricordiamo. Noi invece ci occupiamo di tenervi compagnia, di regalarvi un po' di musica e quindi adesso, caro zio, musica. Che musica sia. Prego. Thank you.
Bene, bene, bene. Allora, come sempre, ricordiamo il ritorno del nostro paginone, un paginone naturalmente privo di del 90% dei locali, ma insomma, però già un ritorno è già una cosa bella. Allora, il Gambaro a Cadone che organizza veramente tanti appuntamenti, anche in questo weekend, lo ricordo, dopo la serata di ieri con i Rodigini. Questa sera, devo dire, con grande piacere, avrete l'opportunità di avere Michael Diaz, tutto per voi, sapete ormai da anni, una delle voci, sono la voce principale, adesso senza voler togliere niente agli altri cantanti, dell'Orchestra Italiana Bagutti. Noi siamo molto legati qui nella nostra regione, Michael è Veneto naturalmente, sapete, e quindi insomma ci sarà molto bello sentirlo cantare e poter stare con lui, e ripeto, con le formule del Gambaro, pizza, bibita, caffè 22,50 euro, oppure ingresso con bibita 10 euro, quindi c'è questa bella opportunità. Passiamo poi al weekend successivo, dove invece vi ricordo sabato 26 settembre un terzetto inedito, Gianni e Jonathan Dego insieme a Checco, ecco, quindi tutti e tre assieme si inventeranno, sarà molto carino vedere, ecco, cosa riusciranno a proporre, ma sicuramente sarà una bella serata. E poi domenica 27 Luca Roncari. Vi segnaliamo sempre il Gambaro già la prima settimana di ottobre, col sabato 3 ottobre invece DJ Alex, per farvi ascoltare la musica più bella, ospite Martina Pase, quindi anche questa è una serata sicuramente molto originale, molto particolare. E direi invece importantissimo, perché bisogna prenotarsi visto che i posti naturalmente sono limitati, per domenica 4 ottobre il pranzo il Gambaro a Cadone, che è 30 euro, lo ricordo, prima data in Veneto, eccolo qui, e con la nuova formazione, quindi avrete modo di avere un bel pranzo, un ricco pranzo a 30 euro, con tutti gli antipasti, primo, secondo, contorni, dolci, tutto quello che ci va dietro, e anche naturalmente l'opportunità di poter essere presenti a questa data inedita molto molto importante. Quindi approfittatene e prenotatevi per tempo. Allora, un po' di musica, zio, ancora. Ancora musica e poi la pentola. E poi la pentola che bolle, perché ci avviciniamo al momento in cui bisogna cominciare, ma probabilmente tante amiche già da stamattina i loro fornelli stanno lavorando. Prego, regia. Sempre più travolgente,
con la mia energia ti regalerò. Ogni volta poi sarà sempre festa, con me la notte non finirà. Con tutta quanta la mia passione, dentro il mio mondo ti porterò. Sarà sempre un grande divertimento, respireremo felicità. Le mie dita adesso sai volere. Siamo noi. Bene, ancora tanta musica. Bolle la pentola, mi dice Capitan Mattia, caro già. Zio. Sì, intanto domenica è sempre domenica, io questa cosa la farei risentire. Domenica è sempre domenica. Perché l'aria, capisci? L'aria, domenica è sempre domenica. Allora, bolle la pentola. Bolle, caro zio. Qualcosa c'è da buttarci dentro. Allora la pasta aspetterebbe ancora un po' prestino. Speriamo che ci sia qualcosa. Ma sono sicuro. Allora ci vediamo tra poco con intanto un po' di musica, con il primo video del giorno. Stai piangendo come se non vivessi senza me. Le mie labbra sulle tue, sorridi un giorno tornerò. Fu così che me ne andai, solo un bacio ti lasciai. Una voce mi diceva libertad.
Giuliano e anche per Armando, lega di Santa Doriana, il guerriero. Tutto per voi. La mia vita sta finendo solo senza te. L'armatura che credevo forte non ho più. Una grazia chiedo al cielo di vedere lei. Lei che ancora aspetta me. Lei che ancora crede in me. Forse lei. Eccoci qua, primo video del giorno. Allora mi raccomando, perché sta per terminare anche la parte promozionale, cioè la nostra pubblicità dell'Hotel Antoniano, e quindi è importantissimo, mi raccomando, prendetevi nota il numero di telefono, ve l'ho detto in tutti i modi, chi ha tempo, chi è in pensione, guardate che potete dedicarvi una settimana, ecco, poi va bene anche il weekend, ma la settimana, chi ha tempo, a un prezzo veramente imbattibile, con pensione completa, colazione, pranzo, cena, in questa struttura meravigliosa a 600 euro, con l'impegnativa del medico che deve farvi, non è che dovete avere dei dolori, una volta all'anno tutti possiamo farci le cure termali, le fangoterapia e le inalazioni a seconda di cosa abbiamo bisogno, e paghiamo solo il ticket, quindi andiamo negli alberghi e loro sono convenzionati, quindi noi paghiamo solo il ticket e non paghiamo le cure. E voi vi fate una settimana completa in questo posto da sogno, veramente a un prezzo imbattibile. E 600 euro pensione completa, ricordo che arrivano da tutta l'Europa per farsi le cure, e adesso se fossimo in condizioni normali sarebbe pieno di turisti stranieri. E allora voi che avete tempo, quattro piscine termali, l'interno e esterno, tutti i giochi d'acqua naturalmente, idromassaggi e altro, sono strutture veramente invidiate in tutta Europa, guardate solo il reparto della fangoterapia, delle cure termali, devo dire che l'Antoniano è riconosciuto, se andate in internet, come uno dei reparti proprio curativi più organizzati, anche più grandi, anche come posso dire, migliori di tutto il bacino termale, cioè, tanti alberghi ce l'hanno bellissimo, è uno dei più rinomati. Ecco, avrete un trattamento veramente da principi, è un posto straordinario, si mangia divinamente, ci sono addirittura dal 1 ottobre ci sarà anche uno staff, lo ricordo, di animatori per fare acqua gin, ballo, cabaret, yoga, rilassamento, meditazione, tutto compreso, quindi non si deve pagare niente, perché è l'albergo che offrirà questo servizio sia agli ospiti interni sia a chi può, va anche una sola giornata, perché sapete che è aperto anche le piscine, a partire da 15 euro potete andare a trascorrere una giornata quindi all'Antoniano, usufruendo delle bellissime piscine, dei idromassaggi, tutte queste cose qua. Quindi 049 79 41 77, io ve lo dico, sono i soldi meglio spesi per voi, per la vostra salute, per il vostro benessere, veramente per un inverno che sappiamo sarà un inverno un po' particolare, affrontiamolo, perché meglio stiamo, più forti siamo, lo sapete bene, questa è una condizione universale per tutti. Ecco, la nostra salute sente molto anche della nostra forza psicologica, psicofisica, e quindi aver trascorso una settimana in un posto come questo ci rigenera e ci fa bene, soprattutto se abbinate anche le fangoterapie e altro che non pagate con l'impegnativa medica. Grazie all'Antoniano, 049 79 41 77, video del giorno, e poi ci ritroviamo qui. A mezzanotte e mi siedo contro il muro lì a guardar, mi sento un po' le ossa rotte, questa sera ero in turno a lavorar. Entro nel bar a mezzanotte, a quest'ora confusione non c'è mai, e resto lì solo in disparte, aspettando quello che succederà. Ma lei dov'è? Ma lei dov'è? L'ho cercata.
cercata dappertutto e lei non c'è. Mi hanno detto che a quest'ora viene al bar, ma non è il caso di andarla lì a cercare. Entra nel bar a mezzanotte, sotto un braccio c'è un signore accanto a lei, e resto lì, solo in disparte. Crolla il mondo insieme a tutti i sogni miei. Entra nel bar a mezzanotte, lei lo bacia sorridente più che mai. Ripenso un po' le nostre cose e tutto il bene che c'è stato tra di noi. Ecco perché, ecco perché tutto quanto io l'ho dedicato a lei. Ma in amore come sempre vincerà chi nel petto forse un cuore non ce l'ha. Ecco perché, ecco perché tutto quanto io l'ho dedicato a lei. Ma in amore come sempre vincerà chi nel petto forse un cuore non ce l'ha. Esco dal bar a mezzanotte, poi ritorno solo verso casa mia e chiuderò tutte le porte per salvare almeno l'ultima poesia. Ecco perché tutto quanto io l'ho dedicato a lei. Ma in amore come sempre vincerà forse un cuore non c'era, ma l'amore come un gioco chi lo sa, forse un giorno lei da me ritornerà. C'è chi pensa alla vostra salute e al vostro relax. È Hotel Antoniano a Montegrotto Terme, immerso nel verde con 4 piscine termali. La fangoterapia convenzionata ASL con il reparto tra i più avanzati della zona. Gustate la nostra cucina prestigiosa e l'ospitalità, con check-in alle 10 del mattino e check-out alle 22 del giorno dopo. Settimana da 600 euro in pensione completa e weekend da 200 euro. E se abitate vicini, cure termali a partire da 144 euro a settimana. Hotel Antoniano a Montegrotto Terme. Dedicato al vostro benessere. Bene, bene, bene. Eccoci qua, caro zio. Allora, un altro break prima di rivedere la foto alla fine dei nostri festeggiati. Allora, lo ricordiamo, partiamo da questa bella foto di, come si dice, di famiglia, del papà Antonio che compie 85 anni con i figli che abbiamo detto tutti con la M, Monica, Manuela, Emanuele, Marco e Massimo. Papà, ti vogliamo bene, qui li vediamo, lo vediamo anche con la moglie. Auguroni, auguroni di cuore. Auguri poi a Ilaria, di Adria, dal fidanzato Paolo, la sorella Giulia, la mamma, papà e i suoceri. Auguroni anche a questa nostra telespettatrice, dal marito Bruno, i figli Andrea, Giorgio e Cristina, dai nipoti, ecco, con Marco e il clan che c'è nella programmazione di oggi. E poi un bel anniversario di matrimonio, 85 anni di Giovanni e Miranda di Quero, ieri, in quel giorno e oggi, da auguri dai figli Tristano e Gloria, dai nipoti Michael, Teres e Noemi. Auguroni, auguroni a tutti, naturalmente. Più tardi, prima del finale, li rivediamo e poi anche stasera. Grazie. Che cosa hai dentro al tuo cuore? Del sangue misto a veleno. Oggi il tuo cielo è sereno e poi d'un tratto sparisce il sole. Reagisci ad ogni parola
quando ti parlo d'amore, sembra tu voglia impazzire, ma poi mi stringi più forte a te. Tu hai un cuore ribelle, del suo amore non dà, vorrebbe amare e sognare, ma come un'onda lui viene e poi va. Tu hai un cuore ribelle, che non ha alcuna pietà, e chi ti ama davvero soffre, tu lo fai morire. So che tu in fondo mi ami, lo leggo dentro ai tuoi occhi, sei così giovane e bella che a nessuno ti vuoi negare. L'amore sai che è una gabbia da cui non potrai più uscire, ma dentro a te c'è un amore che poi un giorno a me darai. Tu hai un cuore ribelle, del suo amore non dà, vorrebbe amare e sognare, ma come un'onda lui viene e poi va. Tu hai un cuore ribelle, che non ha alcuna pietà, e chi ti ama davvero soffre, tu lo fai morire. Tu hai un cuore ribelle, che non ha alcuna pietà, e chi ti ama davvero soffre, tu lo fai morire. Con il tuo cuore ribelle tu mi farai morire. Eccoci qua, caro zio, video del giorno con Andrea Aghito, Ottica Lux. Oggi è chiuso il negozio, lo ricordo, e anche domani. Lui è aperto dal martedì al sabato. Questa visita importantissima, lo ricordo, una visita per chi ha bisogno di cambiare un occhiale da vista, deve mettere un occhiale da vista. Ecco, è chiaro che il primo passaggio è l'oculista, ma lui, con la sua grande esperienza di ottico, poi laureato ottometrista, e una storia, come vi dicevo già da ragazzino, nella bottega del papà ottico, devo dire che ha le conoscenze di tutti i segreti di come debba essere perfetto un occhiale da vista. Non a caso la sua visita dura un'ora, è gratis, e poi se decidete dopo la visita di acquistarvi l'occhiale, sapete, avete 100 euro di sconto. Allora, sempre lo ricordo, però è fondamentale, 049 86 42 034, prenotare, cioè non andate lì senza prenotarvi, rischiate di non fare la visita, prenotatevi. Dopo, nello spot, rivediamo anche il numero di telefono, così avete tempo durante la canzone di prendere carta e penna. Via Altichiero, ve l'ho detto, per chi non è pratico di Padova, ricordatevi che addirittura la tangenziale, cioè questa specie di, non è un'autostrada, insomma una strada a doppia corsia, comunque come le autostrade, ecco, che gira intorno alla città di Padova, proprio è un anello che gira attorno alla città, e ecco, chi anche non fosse pratico, vedete, una delle uscite della tangenziale, che è la 21A, zona Limera, quindi verso il nord di Padova, ha addirittura riportato via Altichiero, quindi insomma direi che anche chi non ha navigatore non può sbagliare. È impossibile, 600-700 euro siete di fronte alla chiesa di Altichiero, e
scusatemi, 6-700 metri siete di fronte alla chiesa del Tichiero e trovate Andrea, poi vedete anche insomma il negozio nello spot. Allora, video del giorno per tutti voi, approfittatene e come vi dicevo, giusto per rimarcare la nostra amicizia di quando eravamo bambini, perché lo voglio sempre ribadire anche per chi magari per la prima volta ci seguisse, queste sono alcune foto che lo testimoniano, ecco, siamo e tuttora oggi siamo amici. Va bene, quindi ve ne parlo col cuore, con estrema serenità. Ottica Lux, video del giorno, a tra poco. No, I can't forget this evening, no, your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eye your sorrow shows. Yes, he shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Only fate that I shall let you know what you should know. In 35 anni di passione e studi come ottico-optometrista, ho risolto molti casi. Per la scelta degli occhiali ascolto i gusti del cliente e consiglio la migliore qualità ed estetica, sia per le montature che per le lenti, progressive o ad alta definizione. Vederci bene è importante e soddisfare le persone mi rende felice. Vi aspetto per un'analisi visiva completa e gratuita. Ottica Lux, in via Altichiero, a Padova.
Bene, caro zio, tra poco avremo anche, insomma, fra poco ci saluteremo, non adesso, e rivedremo le foto dei festeggiati, se lei è d'accordo. D'accordissimo. Bene, ecco, ormai qua bolle la pentola, bisogna buttare dentro l'acqua ancora. Perché... Si è attaccato tutto. E quindi, un po' di musica tra poco per i saluti, prego. Eccoci qua, caro zio, è arrivato il momento di andale, la pentola in bollitura. Grazie comunque, come sempre, a tutti voi, grazie per essere stati in nostra compagnia, e salutiamo anche il capitan Mattia, che ha ceduto per questo finale lo spazio al capitan Riccardo, quindi ecco, lo salutiamo, parte con la nave. Allora, auguroni di buon anniversario di matrimonio, suoniamo, va anche 45 anni per Giovanni e Miranda di Quero, auguri dai figli Tristano e Gloria, dai nipoti Michael, Terence e Noemi, scusatemi, eccoli qua, ieri e oggi. Auguroni a questa nostra amica telespettatrice, auguri dal marito Bruno, figli Andrea, Giorgio e Cristina, e da tutti i nipoti, auguri, auguri, auguri. La nostra bella Ilaria di Adria, gli auguroni del suo buon compleanno dal fidanzato Paolo, sorella Giulia, mamma, papà e suoceri.
E poi appunto con il papà Antonio, i figli Monica, Manuela, Emanuele, Marco e Massimo, papà ti vogliamo bene, i suoi 85 anni. Noi ce ne andiamo, amici. Ce ne andiamo, appuntamento stasera alle 7.40. Grazie, 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 grazie ai nostri registi, grazie come sempre a tutti voi, a stasera. Viva la musica! Ancora qui da solo, a stringermi un cuscino, e tu che te ne vai per ritornare da lui, domani ci sentiamo. Vorrei abbracciarvi tutti e dirvi che vi amo, ma lo vedo nei tuoi occhi che per me tu non ci sei più. E mi resta il silenzio per pensarvi ore intere, a convincermi ancora che per stare con voi vale la pena soffrire, che mi inondi qui solo, che mi pesano, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di voi, soltanto di voi. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco, ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare, questo amore è una catena che ci lega, senti amore, e tormento qui a frasche, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco. Che pena, che dolore, prima giù poi su a volare, questo amore è una catena che ci lega, senti amore. Bene, Noale, 2-2, 2-0, 3-2, che abbiamo perso stasera. E mi resta il silenzio per pensarvi ora in te, a convincermi ancora che per stare qui dentro vale la pena soffrire, e mi rompi qui solo, che mi pesano, mentre intorno ogni cosa che urla continua a parlarmi di voi, soltanto di voi. E tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco, ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare, questo amore è una catena che ci lega, senti amore. Jonathan, che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco, mai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare, questo amore è una catena che ci lega, senti amore, questo amore si chiama Veneto.